bentornati in questo nuovo video. Io inizio questo video, sono le 9:10. A dire il vero sono sveglia da un bel po' questa mattina, sono sveglia già dalle 6:15. Mi sono preparata, ho fatto un po' di cose, perché ho delle commissioni da fare questa mattina, tra cui spesa. Dovrei passare da acqua e sapone perché mi servono una serie di detersivi e cose che ormai ho finito. E nulla, volevo portarvi con me quantomeno quello che riesco a fare, magari durante la spesa farvi vedere qualche cosa, qualche clip. Presumo di andare da Lidl perché ho una commissione da fare nella zona in cui appunto c'è Lidl, quindi penso di andare lì. Non ne sono certa perché di solito vado al Penny, però oggi, essendo appunto vicina a Lidl, farei un giro volentieri anche lì, appunto. Poi andrei da acqua e sapone. Quindi, se riesco, mi piacerebbe magari mostrarvi qualche cosa. Diversamente, magari ci vediamo, cioè senza magari, diversamente ci vediamo più tardi. Se riesco, magari faccio anche un piccolo vuoto alla spesa molto rapido, veloce, giusto per farvi vedere che cosa ho acquistato, perché comunque per me è spesa diciamo settimanale, quindi ci sarebbero un bel po' di cose, perciò magari vi faccio vedere solo quella di acqua e sapone, che sarà un pochino più piccolina, mentre invece quella diciamo del supermercato sarà un po' più pesante come spesa, perciò verrebbe un po' lunga insomma come svuota la spesa. Però vabbè, adesso vediamo. Comunque, ci vediamo dopo. Io vado perché altrimenti viene tardi per la mia prima commissione e ci vediamo più tardi. Ciao ragazza, dopo! Eccomi ragazze, sono in macchina e sto andando al primo appuntamento che ho. Dovrei cavarmela in fretta. E nulla, appena avrò fatto, appunto, come vi dicevo, andrò a fare la spesa e niente, basta. Più o meno è questa la mia giornata di oggi. Nulla di che. Ok, vado all'appuntamento e ci vediamo dopo. Eccomi ragazze, io sono rientrata a casa. Avrei voluto andare da Lidl, come vi ho detto questa mattina, ma cioè ci sono anche stata, solo che sono anche uscita, nel senso che c'era troppa gente, per i miei gusti, e quindi no, non ho preferito uscire. Ho preso giusto due cose che mi servivano ed erano proprio subito all'ingresso, ma poi sono uscita e sono andata via. Tornerò al Penny appunto questa sera, sperando che non ci sia troppa gente, ma solitamente al Penny non c'è mai tantissima gente. Lo trovo un supermercato comodo, conveniente. Allora adesso esco di nuovo perché devo uscire un'altra volta, dopodiché torno a casa, sistemerò un po' casa e poi appunto verso sera, verso tardo pomeriggio più che sera, uscirò per andare appunto da acqua e sapone e Penny. Ce l'ho fatta.
fatta a fare sia la spesa che acqua e sapone in un orario decente. Quindi ora vado a casa, devo scaricare tutto, ci vediamo dopo. Ciao ragazze! Sono rientrata a casa, ho scaricato il tutto e nulla, sono abbastanza provata perché comunque portare tutti i sacchetti è abbastanza faticoso, però ce l'ho fatta. Di solito da acqua e sapone io ci vado una volta ogni 2 settimane e mezzo, poi vabbè dipende da insomma se mi manca qualcosa ovviamente ci torno, però cerco di concentrare tutto in quel momento in cui faccio diciamo la spesa un po' più grossa, ecco diciamo così. Tant'è vero che ho speso circa 60 euro, questo giro mi serviva diciamo qualcosa anche oltre ai detersivi abituali e quindi la cifra insomma è stata quella. Comunque inizierei con i primi due acquisti che sono essenziali in casa, e cioè la carta, questa come si chiama? La carta assorbente, sì. Io ho preso questa da 6 rotoli e spesso la compro questa perché è buona, è bianca e a me piace la carta bianca e dura anche parecchio. Io la uso anche parecchio, sono sincera, però ha una buona durata. È un altro piccolo acquisto che comunque in casa serve sempre, la carta igienica. C'era questa in offerta, 4,50 euro, sì, mentre e anche l'asciugatutto, diciamo, sempre 4,50 euro, erano entrambi in offerta e io ne ho approfittato perché tanto comunque la si usa. Ok, poi ho preso queste spugnette, queste spugnette che uso per i piatti, diciamo, doppie, quindi la parte abrasiva e la parte morbida. Anche queste erano in offerta 0,80. Poi ho acquistato queste spugne, spugne, della Vetex, io mi trovo molto bene con queste, 1,60 euro. In genere acquisto queste perché secondo me sono le migliori tra questa tipologia diciamo di spugna. Quando sono in offerta faccio razzia di queste. Il mio mitico emulsio mangiapolvere, questo è ottimo, da quando l'ho provato non lo abbandono e mi piace parecchio, 1,75 euro. Due spray Citrosil, anche questi perfetti e io li uso parecchio. Li ho presi entrambi a questo gusto essenze di agrumi, a me piace molto come profumazione. E nulla, ne ho presi due e di questi costano 2,50 euro l'uno. Ho preso il detersivo per lavastoviglie, questo dell'April, era in offerta, quindi 3 confezioni. In genere non ho un detersivo per lavastoviglie preferito, sinceramente, anzi se voi ne avete uno che funziona perfettamente, che è il vostro preferito, fatemelo sapere nei commenti perché lo proverò sicuramente. 9,95 euro. Ho acquistato questo dentifricio, mi serviva un dentifricio, anche i dentifrici non ho una marca in particolare, questo era in offerta e quindi l'ho preso, 1,90 euro. Mi serviva anche il colluttorio, anche lui era in offerta e quindi l'ho preso, 2,50 euro. Poi mi serviva il detersivo per la lana perché stavo finendo quello che avevo e quindi mi serviva. Ho preso questo semplicemente perché era in offerta, non per altro, stava in offerta 1,65 euro. Poi ho acquistato questo shampoo ad acqua e sapone, c'è questa linea bio fa
Natura, e quindi ho provato ad acquistarlo. Di Penny, questa è una busta che ho tolto ora. Vado a igienizzare ciò che posso igienizzare, ovviamente, e vi mostro giusto qualche prodottino che io non acquisto mai. Per esempio, ho dimenticato da questo sapone di prendere il tonico. Fatemi sapere se anche a voi capita di dimenticare cose, di uscire dal supermercato convinti di aver preso tutto, in realtà poi arrivate a casa e dite ho dimenticato questa cosa. A me purtroppo succede spesso e volentieri, questa volta però ho rimediato perché ero al Penny. Comunque, ho preso questo tonico, ho preso questa mousse, sembra una mousse, vedete, di questa marca loro, deve essere qualcosa tipo, non lo so, comunque un'edizione speciale o comunque qualcosa di particolare, perché io non l'ho mai vista, è la prima volta. È tipo, sembra una mousse alla vaniglia e alle fragole, è un dessert freddo. Tra l'altro è, se riesco ad aprirlo, il bicchierino nel quale è contenuto è in vetro, a parte il coperchio che è in plastica, ma il bicchierino è in vetro ed è tipo fatto in questo modo. Sembra che sotto ci sia del croccante, del biscotto croccante, una tipo mousse alla vaniglia e questo strato di mousse o comunque qualcosa alla fragola. Ne ho presi due, uno per me e uno per Marco, lo assaggiamo e poi vi farò sapere com'è. Vedete, questi cioccolatini, questi sono di Bergani, la scorsa volta li avevo presi con la copertura bianca, quindi col cioccolato bianco. Ho voluto cambiare, erano molto buoni e quindi ho detto volevo ricomprarli, ma ho visto che c'era questo altro tipo e quindi l'ho preso per provare. E poi sempre a livello di dolciumi, in tema ormai quasi natalizio, ho preso questi torroncini della Sperlari con cioccolato all'esterno e all'interno il torroncino morbido. Ho preso anche un altro dolce tipico proprio natalizio. Ecco, ho preso questo dolcetto. Loro la chiamano Stella al pistacchio. Presumo che sia tipo Pandoro con la crema di pistacchio all'interno. A noi piace molto la crema di pistacchio, ho detto perché no, tanto ormai quasi ci siamo, ho detto vabbè, proviamo ad acquistarlo, proviamo ad assaggiare, vediamo come è. Allora ragazze, io ho igienizzato e sistemato tutta la spesa, non ho più nulla a parte vabbè l'alcol sul tavolo, quindi sono a posto. L'unica cosa che devo fare è sistemare tutta l'immondizia che si è creata, ovviamente togliendo i vari imballaggi e basta, tutto qui. Questo è quello che mi resta da fare, quindi adesso vado a buttare tutta quell'immondizia che non vi faccio vedere perché è tanta e c'è un gran casino, e poi andrò a farmi una bella doccia perché ormai è tardi, sono già, manca già 20 minuti alle 7, quindi è abbastanza tardi, e poi preparerò la cena. Vorrei concludere qui questo video un po' diverso dal solito, anche questo per me
sono i primi che faccio, quindi magari prendo volentieri qualche consiglio anche da voi, perché mi fa piacere riceverli e comunque li leggo volentieri. So come sia venuto appunto questo video, magari un po' incasinato, magari non si è capito molto di quello che è successo durante questa giornata, però ci siamo un po' fatte compagnia, voi avete fatto compagnia a me. Come tipologia, diciamo, di video a me è piaciuta molto, anche a voi piace, fatemelo magari sapere, fatemelo capire nei commenti o mettendo un mi piace. E basta, ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio per chi si è iscritto e per chi si iscriverà al canale, grazie anche per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, un bacio. Ciao ragazze.